Come sapete, il Ministero delle Politiche Europee è un ministero, diciamo, di coordinamento nella fase, nei rapporti con l'Europa, sia in fase ascendente che in fase ricezione del diritto comunitario e delle direttive. Un carico importante di lavoro l'abbiamo dedicato alla questione delle infrazioni, che erano 275 quando abbiamo preso l'incarico e che dalle ultime certificazioni della Commissione sono scese sotto i 200, anzi per dire la verità sono 198. Il che non vuol dire, come dire, che abbiamo solo chiuso delle infrazioni, ovviamente a nuove sono state aperte, ma insomma il risultato finale quantitativo è perlomeno questo. E io sono molto grata sia al sostegno che mi è stato dato sia dalla Camera che dal Senato, come vedete senza molte distinzioni, diciamo, di parte politica. Penso che questo voglia dire che nei nostri rapporti con l'Europa, al di là del merito, c'è però una consapevolezza di fondo che per contare bisogna anche essere in regola. Non è pensabile, come dire, avere tutti e due i risvolti. Ora, per rendere chiaro che abbiamo tutto questo risultato non è venuto a caso. Presso il Ministero abbiamo costituito una vera e propria struttura di missione che è guidata dal professor Adam, che ha compiuto una parte rilevante di questo lavoro, ma che poiché le infrazioni sono normalmente fatte e dalle amministrazioni, cioè dai vari ministeri quando promulgano le leggi o i decreti, ma anche gran parte dagli enti locali, in particolare dalle regioni, perché che hanno competenza su materie specifiche che vanno dalla sanità all'ambiente, eccetera. E quindi è stato un grande lavoro di raccordo e di pressione, diciamo, a volte anche un pochino, come dire, ossessiva. Su chi ne ha competenza di merito, e cioè sulle amministrazioni, sui vari ministeri e sugli enti locali, essendo già arrivati l'anno scorso ad un varo proprio nella comunitaria dell'anno scorso del principio del chi sbaglia paga, su cui siamo in discussione nella conferenza Stato-Regioni, perché è entrato in vigore il nuovo regolamento per cui a una condanna definitiva della Corte possono essere comminate multe molto salate, sì, oltre quella forfettaria normalmente di 10 milioni di euro, possono essere comminate multe giornaliere che vanno da un range limitato fino anche a un massimo di 700 mila euro al giorno, anche retroattivi per intenderci. Quindi nella comunitaria dell'anno scorso insieme si era accettato il principio su cui stiamo lavorando per renderlo operativo, del chi sbaglia paga, e cioè di una responsabilizzazione, diciamo, delle amministrazioni più responsabili ad assumersi, farsi carico di questa spesa. Secondo elemento che sempre voglio citare come trend positivo, vi segnalo appunto che è un trend positivo che ci fa tornare sotto le 200 infrazioni, il che non è una bella pagella, quindi lo segnalo come trend, ma significa che molto altro dobbiamo ancora fare, evidentemente. Il secondo trend positivo, anche lì che viene da un aiuto delle commissioni parlamentari, è quello sul recepimento delle direttive. Anche su questo la Commissione ci dà il migliore scoreboard da quando lo scoreboard è stato istituito, per il recepimento delle direttive, che è sceso ad un diciamo, tasso, la media è 1,2, noi siamo a 1,3, ma con margini per poter andare anche oltre questo dato. Terzo elemento che abbiamo messo in funzione è il ripristino del comitato antifrodi che abbiamo ricostituito e che ci porterà nei prossimi giorni ad avere una cancellazione di circa 600 frodi, per un recupero, diciamo, più o meno su 30 milioni di euro. Non è una grande cifra, ma come avvio di un trend può essere una cifra che comunque aiuta. Infine di questa breve presentazione, sempre per quanto riguarda le infrazioni, questo strumento che vi verrà
che vi verrà, Eurinfra, che vi verrà illustrato, che voglio però chiarire a una parte, voi vedrete, pubblica, e cioè accedendo al sito qualunque cittadino potrà, come vi spiegherà il professor Adam, accedere a tutta una serie di documenti. Segnalo però che c'è anche tutta una serie di documenti che non saranno pubblici, ovviamente per rispettare i principi di riservatezza imposti ovviamente dalla legislazione non nazionale ma internazionale ed europea, su cui dobbiamo negoziare un codice di condotta interistituzionale, e per questo credo l'apporto del Presidente Vega sarà molto importante come Presidente della sottocommissione per le infrazioni, per vedere fino a che livello e a che limiti è la circolazione delle informazioni. Infine, ultima questione che voglio segnalare come altro grande capitolo dei nostri lavori per quanto riguarda il rapporto con l'Unione Europea è l'agenda di Lisbona. Sui quattro grandi capitoli, quest'anno, oltre a fare un rapporto sul fatto e sul non fatto rispetto agli indirizzi di Lisbona, c'è una novità che io ritengo importante, e cioè la nota aggiuntiva per quanto riguarda donne, crescita e sviluppo, e cioè sulla una fotografia impietosa, se volete, della situazione del non accesso al mercato del lavoro delle donne del nostro paese, in particolare nel centro-sud, dove si toccano dei picchi di grande rilevanza. Tutto questo è focalizzato non a piangerci addosso, ma io spero che con l'aiuto di tutti si possa arrivare non solo ad un dato di pubblicizzazione di questa nota aggiuntiva che già trovate sul sito da quel dì, con una serie di iniziative che abbiamo preso scadenzate nei prossimi 3 mesi, con 3 grandi appuntamenti a Catania, a Milano e a Roma su 3 grossi dossier di handicap di questo settore, ma che ci dovrebbe portare, io spero, ad una caratterizzazione sia del DPF che della prossima finanziaria molto focalizzato, sulla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro della popolazione femminile del nostro paese. Segnalo che in Italia sono circa 7 milioni le donne in età lavorative che o non cercano neanche più il lavoro o non riescono a trovarlo, ed è tutto molto localizzato al centro-centro-sud, che dà l'idea appunto di un paese di dinamiche completamente diverse. Do atto del lavoro che abbiamo fatto insieme, anche se condivido all'apparenza questo non è un lavoro particolarmente ritenuto poi dalla stampa, non ne parliamo, particolarmente sexy o particolarmente però è anche un lavoro che invece poi attiene alla vita dei cittadini. Pensate, agli ordini professionali, oppure pensate a qualunque direttiva che attiene al mercato interno, il roaming per esempio, il recepimento o non recepimento attiene proprio anche alla vita dei cittadini. Siamo imbarcati adesso in un processo che ci coinvolgerà tutti, molto complicato, sul recepimento della direttiva Bolkestein, della direttiva servizi, che al di là di quanto ognuno ne abbia pensato, adesso recepirla significa un cambiamento di moltissimi settori della nostra amministrazione, in prospettiva con un beneficio reale per gli utenti e i cittadini italiani, ma il cui percorso di recepimento sarà particolarmente complicato. Per quanto riguarda la situazione italiana, direi sul settore liberalizzazioni c'è il problema che Camera e Senato devono decidere sulle proposte che il governo ha mandato da tanto tempo sulle liberalizzazioni. Su ricerca è sicuramente un problema, ed è un problema importante anche perché in Italia è difficile avere finanziamenti privati, per il semplice motivo che le imprese sono piccole, piccolissime, e quindi meno interessate, ma soprattutto con meno possibilità di farlo. L'altro grande peso italiano è sicuramente il non accesso per mille motivi della popolazione femminile al mercato del lavoro, in particolare su alcune zone italiane, direi centro-centro-sud, perché al nord è in piena occupazione
secondo le medie europee. Rimane il fatto che poi sulla qualità del lavoro quello è un po' diverso, perché lavorano tutte al nord, ma la presenza nei consigli di amministrazione o a livelli dirigenziali, anche quello è abbastanza patetico, diciamo.